Euroregione News. Il presidente del Consiglio regionale, il 2020 e soprattutto il futuro. Con l'arrivo del 2021 abbiamo chiesto al presidente Piero Mauro Zanin sul futuro della regione Friuli Venezia Giulia, ma anche cosa è stato fatto nell'anno appena terminato. Il 2020 è sicuramente è stato un anno non solo per la nostra regione ma per l'intero paese sconvolto da questa irrompere della pandemia, di questa Covid-19 che ha stravolto non solo le attività pubbliche ma anche quelle private, delle famiglie e delle imprese. In questi mesi l'impegno del Consiglio regionale è stato quello di cercare di dare riscontro immediato a quelle che erano le esigenze che scaturivano dal lockdown, dalla chiusura di tante attività. Nella prima fase c'è stata una risposta in termini anche di contenimento della pandemia molto buona da parte della nostra regione, il sistema salute che era stato di recente anche riformato con l'approvazione appunto di una riforma in Consiglio regionale l'anno precedente è riuscita a in qualche modo interpretare quelle che erano le esigenze per bloccare questa pandemia. E dall'altra parte immediatamente c'è stata la necessità di intervenire con risorse immediate per famiglie, imprese, associazioni che avevano le loro attività bloccate dal lockdown. Devo dire che su questo il Consiglio regionale, che ha lavorato sugli stessi ritmi dell'anno precedente nonostante le difficoltà, abbiamo ottenuto le stesse numeri di sedute di cui solo una in videoconferenza e due le abbiamo tenute in assemblee nell'auditorium a Udine intitolato al presidente Comelli. Il resto l'abbiamo sempre avuto in presenza attivando tutti i presidi necessari. E in queste attività che abbiamo fatto abbiamo approvato subito una serie di leggi, circa una decina, che erano proprio finalizzate alla risposta al Covid. Devo dire che su questo c'è stata la condivisione da parte di tutto il Consiglio regionale. C'è stata un'assunzione di responsabilità generale sia da parte della maggioranza che della minoranza, perché definiti quelli erano gli interventi, si è data una risposta immediata, una risposta a queste esigenze appunto delle famiglie, con le imprese, cioè con tutta una serie di ristori che servivano a dare liquidità immediata nel momento in cui tutte le attività si fermavano. E devo dire che il rapporto tra risorse regionali e cittadini è stato tra i più alti, quello del Friuli Venezia Giulia. Cioè Venezia Giulia, sommando quelle che erano le risorse statali, che sono state anche esse ingenti, però dal punto di vista delle risorse regionali è stata una delle regioni che ha distribuito maggiori risorse alla propria comunità, e questo voglio dire è stato un elemento anche positivo per far sì che in questa prima fase si riuscisse a gestire il sistema pandemico sia dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista dell'economia. E poi c'è stata una seconda fase che invece ha travolto un po' tutti, che anche voglio dire stupito un po' tutti, nel senso che è stata molto più virulenta, molto più cattiva, che ha avuto effetti in tutta Italia e anche quindi in Friuli Venezia Giulia, una seconda fase nel quale ancora siamo immersi nonostante le varie iniziative che il governo ha fatto dal punto di vista delle chiusure. E anche in questa fase la reazione del Consiglio regionale è stata immediata, e anche in questi ultimi mesi abbiamo sia individuato risorse per sostenere il sistema economico, ma la cosa fondamentale è stato cominciare a pensare al futuro, cioè immaginare che se l'emergenza va gestita dal punto di vista sanitario, la responsabilità politica del Consiglio regionale della regione era quella di creare le condizioni per cui, finita la pandemia, non rischiamo di entrare in un'altra crisi straordinaria di carattere economico e sociale. Ecco, su questo, nell'ultima finanziaria che ci ha visti
lavorare per assiduamente per negli ultimi giorni del appunto 2020 e abbiamo inserito oltre 340 milioni di lavori, perché riteniamo che la cosa fondamentale è quella di intervenire con azioni pubbliche nelle infrastrutture, nei servizi, sia quelli diciamo così classici ma anche quelli digitali, innovativi eccetera, per mettere, insomma, per far ripartire il lavoro, perché noi abbiamo una visione forse un po' diversa da quella del governo, che immagina il sussidio diciamo così in proiezione futura come sostegno all'economia. Il sussidio va bene all'inizio, quando c'è stato il momento più importante, perché si era interrotta la liquidità, bisognava far ripartire la macchina, era giusto che nelle tasche delle famiglie, delle imprese ci fossero le risorse, però noi riteniamo che la cosa più importante è far ripartire l'economia, cioè far ripartire il lavoro. Noi ci risolleviamo, così come successe dopo il terremoto, se facciamo per ripartire le fabbriche prima di tutto. E su questo, diciamo prima, gli investimenti che abbiamo pensato sono investimenti che intercetteranno il mondo del lavoro, penso appunto alle opere pubbliche, penso alle infrastrutture digitali, penso agli interventi nel mondo della scuola, cioè tutta una serie di lavori che serviranno a far rimettere in moto la macchina delle imprese locali e non solo, e attraverso questo creare la ricchezza che poi i cittadini possono rimettere in mercato. Quindi insomma un'iniziativa importante, una serie di investimenti straordinari, proprio perché voglio dire fin da subito la ha immaginato a creare economia. Queste sono, anche queste sono tutte risorse regionali, non stiamo ancora parlando di quelle che sono le risorse che dovrebbero venire dalla comunità europea attraverso la Next Generation UE, oppure diciamo così quella che appunto rispetto a questo piano anche il governo dovrà in qualche modo distribuire. Ecco, su questo, sul futuro, un elemento fondamentale dell'attività del Consiglio regionale è stata l'approvazione di un ordine del giorno che è stato approvato alla unanimità, nella quale è stata costituita una cabina di regia in Consiglio regionale formata dai capigruppo dei partiti politici e dai presidenti delle commissioni, per analizzare insieme alla Giunta le progettualità, le priorità sul quale inserire e collocare queste risorse che arriveranno dalla comunità europea attraverso appunto il Next Generation UE, ma anche la programmazione europea 21-27, anche quelle che sono risorse nazionali, cioè immaginare, sentendo un po' tutti i portatori di interessi, quindi voglio dire le categorie economiche, i sindacati, il mondo della formazione, dell'istruzione, dell'innovazione, cioè tutti coloro che in qualche modo hanno un progetto, un programma, che in qualche modo sanno che condizioni stanno vivendo e immaginano quali potrebbero essere le risposte per uscire dalla crisi, saranno in qualche modo sentite. Su queste il Consiglio regionale definirà in accordo con la Giunta gli assi prioritari nel quale poi collocare queste ulteriori risorse, proprio perché questa è stata definita come la terza ripartenza. Il Friuli Venezia Giulia, dopo le guerre mondiali, nel quale appunto si è dovuto rialzare, e dopo il terremoto, ecco, questa è un'altra, diciamo, crisi che riguarda non solo la salute, ma riguarda appunto, diciamo, il tessuto economico sociale profondo, per cui questa pandemia lascerà qualche rovina dopo che passerà, anche in termini di lavoro, in termini di distruzione di economia reale, di imprese eccetera. Ecco, noi dobbiamo essere pronti a intercettare questi bisogni, ripensarli verso un progetto di società del Friuli dei 20-30 anni prossimo, nuova, innovativa, e su lì, su queste linee di priorità insieme le risorse, perché poi diventino concrete. È un po' quello che fu fatto dopo il terremoto del 76, ci fu una grande solidarietà regionale nella quale non solo si pensò alla ricostruzione e a rifar partire l'economia, ma si usarono anche quelle risorse per trarre la società friulana da una situazione della nostra regione Friuli Venezia Giulia, da una situazione voglio dire poco più di sussistenza, rilanciandola verso una, diciamo così, economia moderna e innovativa, la manifattura. Ecco, le risorse del terremoto furono utilizzate per creare i grandi assi viari, penso all'autostrada fino a Tarvisio, ma anche i poli innovazione a Trieste, penso all'area Science Park, al sincrotrone, tutta una serie di centri di eccellenza, ma anche l'Università del Friuli a Udine, insomma, quindi investimenti che magari sembrava al momento centrassero poco con la ricostruzione, ma utilizzano quelle risorse
risorse per far ripartire il Friuli, che ci consegnò un Friuli, voglio dire, che progredì, ebbe anche un'evoluzione socio-economica importante dal 76 in poi. Ecco, dovremmo immaginare un po' un'idea di questo tipo, cioè quindi intercettare gli assi di sviluppo e far sì che la nostra regione diventi una regione nel quale si concretizzino delle occasioni, intercetti quelli che sono i mercati mondiali che necessariamente passeranno al porto di Trieste o per via mare o per raggiungere attraverso gli assi di penetrazione, diciamo così, su treno o su gomma, e da lì possano essere magari lavorati nelle aziende manifatturiere del Friuli Venezia Giulia e poi dopo diciamo così portate sui mercati non solo dell'Europa ma anche mercati più importanti come quelli diciamo, dell'est europeo, della Cina eccetera, cioè diventare in qualche modo un fulcro. D'altronde la nostra realtà geopolitica ci consente di essere, perché siamo nello snodo sia degli assi commerciali nord-sud ma anche est-ovest, no? Attraverso diciamo così, il mare che mette insieme dove si svolgono il maggior numero di traffici globali, che sono i due oceani, il Mediterraneo li mette in comunicazione e l'Adriatico in qualche modo diventa la porta d'ingresso per questi flussi economici all'interno dell'Europa. Quindi insomma, ecco, dobbiamo immaginare questo, puntare sulla formazione, sulla cultura, perché è chiaro che noi dobbiamo creare le condizioni economiche perché questo possa ripartire, ma attraverso questo abbiamo altre due sfide fondamentali per il Friuli Venezia Giulia dei prossimi 20-30 anni, che uno è la sfida demografica, quindi investimenti nella famiglia, investimenti per aumentare la natalità della nostra regione con il sostegno diretto alle mamme e alle famiglie perché la natalità diventi un'opportunità e non più un peso, e dall'altra parte anche attraverso l'innovazione diventare attrattori di cervelli, voglio dire, no? Quindi far sì che il Friuli Venezia Giulia, dove perché si crea innovazione, è un luogo nel quale c'è la possibilità di creare sviluppo, ecco, attraga anche cervelli da altre nazioni, da altri paesi, e su questo in qualche modo aumenti proprio l'attrattività demografica da una parte. Quindi oltre il problema ecco demografico, oltre il problema ecco dello sviluppo, l'altra componente fondamentale su cui investire, ma su questo credo che abbiamo le strutture per poterlo fare, è quello della competenza. Io credo che nel futuro sopravviveranno meglio diciamo così le comunità che avranno diciamo così maggiore competenza, quindi un grosso intervento sulla scuola, un grosso intervento su quelli che sono diciamo gli sviluppi, la capacità di intercettare le nuove linee di sviluppo non solo economico ma anche sociale verso quale il mondo si sta muovendo, e su questo ci vuole una competenza di un certo livello. Ecco, detto questo, e quindi su questo in Friuli Giulia il Consiglio regionale vuol fare la propria parte in sintonia con la Giunta, sarà la sfida che ci impegnerà nei prossimi 2-3 mesi. È chiaro che ecco, rispetto a questo una riflessione proprio partendo da quest'ultimo punto va fatto sull'apertura delle scuole, no? Perché la formazione lì si fa, ed è chiaro che una formazione come quella della didattica a distanza segna dei limiti diciamo così oggettivi rispetto alla capacità di apprendimento, alla socializzazione che i nostri ragazzi fanno nelle classi con la didattica in presenza. Quindi secondo me una prima risposta diciamo, importante per questa terza ripartenza vuol dire ritornare a scuola in sicurezza. Questa è una sfida che però sappiamo si è assunta il governo, che nei prossimi giorni, il 7, dovrebbe in qualche modo riaprire, non si sa ancora se col 50% delle presenze, il 75%. Io credo che insomma tutti gli sforzi come regione perché questo avvenga in sicurezza li possiamo fare, abbiamo aumentato attraverso il trasporto pubblico locale che dipende da noi il numero delle corse per evitare l'assembramento nel momento in cui si raggiunge la scuola attraverso l'utilizzo degli auto. C'è tutta un'operazione di entrata differenziata nelle scuole per evitare gli assembramenti, perché il problema abbiamo visto nella prima fase di riapertura non c'è stato all'interno della scuola, nel quale mi sembra tutte siano adeguate attivando quelli che sono i meccanismi importanti per prevenire la pandemia, che quindi è l'uso della mascherina, la sanificazione, il distanziamento eccetera, ma in gran parte i contagi avvenivano all'ingresso e all'uscita delle stesse. Su questo la regione ha fatto la sua partita, noi siamo pronti per la riapertura.
addirittura crediamo che sia importante, ecco, ritornare a una didattica in presenza. È chiaro che questo va fatto però con diciamo così, l'attenzione del caso, ma quando si apre non bisogna chiudere, perché sarebbe veramente una sconfitta se noi apriamo il 7 e dopo una settimana dobbiamo chiudere perché abbiamo visto che la curva di contagio aumenta. Quindi su questo ci vuole grande responsabilità, è importante la didattica in presenza, ma dall'altra parte è importante anche uscire dalla pandemia, cosa che ancora non è avvenuta, perché come sappiamo sì, la curva dei contagi anche in questi ultimi giorni non tende, non sale ma non decresce, si è appiattita, le percentuali dei positivi sui tamponi sono sempre intorno al 10-11%, che vuol dire che insomma, ecco, il virus sta ancora circolando tra di noi. Ecco, rispetto a questo una, diciamo così, una riflessione va fatta anche su, voglio dire, la risposta che sta dando al sistema sanitario regionale. E come dicevo prima, nella seconda fase il sistema salute è andato in tensione, non possiamo negarlo, sia in termini di ricoverati, posti letti in ospedale, sia in termini di posti in terapia intensiva, sia su una difficoltà oggettiva che hanno avuto tutti peraltro sul tracciamento. Non c'è stata una difficoltà, diciamo così, di tracciare in maniera precisa i contatti di persone positive per diciamo così, limitare la diffusione dello stesso. Però va detto che insomma adesso, nonostante appunto siamo in una fase ancora voglio dire non di decrescita del contagio ma di stabilità, mi sembra che insomma col sistema si stia riorganizzando e stia rispondendo in maniera diciamo più efficace rispetto a alcuni mesi fa. Va detto che comunque la grande sfida è quella dei vaccini. L'influenza Giulia è partito con una campagna, così come è stata organizzata dal governo, in maniera come fa il flu di solito, puntuale. Siamo stati, voglio dire, rigidi a quelle che sono state le indicazioni, tanto che oggi l'influenza Giulia è tra le prime 3-4 regioni come numero di vaccinati già eseguiti, di vaccinazioni già eseguite rispetto a quello che è l'obiettivo target che ci ha dato il governo. Anche questo vuol dire che insomma, ecco, c'è una responsabilizzazione da parte delle nostre strutture sanitarie, della nostra comunità, della nostra cittadinanza, che risponde in maniera positiva anche a questo al problema del vaccino, alla necessità di vaccinarsi. E devo dire che anche la struttura ha dato le competenze per cui questo, ecco, possa venire. Quindi diciamo così, io vedo una regione che sicuramente è stata profondamente segnata da questa pandemia nel 2020, nella quale tutti gli sforzi sono stati indirizzati verso il contenimento e verso il sostegno della situazione economica e sociale, e come dicevo prima, nei prossimi mesi immaginare anche quale futuro vorremmo per la terza ripartenza. E la sfida è stata una sfida che non si immaginava, che nessuno poteva immaginare 2 anni fa, e che ci ha coinvolto, che ci ha colpito, ci ha stravolto, ma ecco, bisogna dire che c'è stata una seria responsabilizzazione da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, per cui voglio dire, abbiamo affrontato come un'unica forza, voglio dire, questa problematica. Oggi secondo me per venirne fuori ci vuole una solidarietà di base tra tutti le componenti sociali della nostra regione, ma ecco, necessariamente ci vorrà grande lavoro e grande fiducia nel futuro. Cioè dobbiamo immaginare, questa c'è la responsabilità della politica, di creare le condizioni per cui ci sia speranza per il futuro, perché se c'è la speranza riusciamo poi a concretizzare, a mettere a terra quelli che sono gli investimenti e le azioni necessarie per cui possiamo voltare questa pagina triste della pandemia. La cosa cosa fondamentale su cui puntare, a mio parere, questo mio parere personale, è quello che la pandemia da una parte ci ha limitati nella libertà sicuramente, perché dovevamo fronteggiare il rischio salute, quindi dovevamo in qualche modo proteggere la salute specialmente delle persone più anziane, quindi di quella che è la storia, la tradizione della nostra comunità regionale. Però ecco, forse ci ha fatto anche capire l'importanza della libertà, perché magari la davamo troppo per scontata, e il momento in cui siamo stati deprivati, perché siamo stati tenuti chiusi in casa, alcune limitazioni ai nostri movimenti e alle nostre azioni si sono rese necessarie, questo ci ha fatto scoprire questa grande
grande importanza per la libertà. Ecco, questa secondo me deve essere un'altra delle cose fondamentali su cui investire, su cui diciamo così, in qualche modo convincere con la nostra comunità regionale tutta, per cui passata la pandemia vanno recuperati questi gradi di libertà, di democrazia, la possibilità in qualche modo che ci sia, voglio dire, l'espressione libera dei cittadini rispetto a quelli che sono i progetti di futuro che hanno in mente per la loro famiglia. Quindi in quel caso, voglio dire, dovrebbe funzionare qual è l'idea maggioritaria. Ecco, su questo spero che insomma, ecco, non, anche alcune azioni che sono state rese necessarie, penso a livello nazionale, qua si è intervenuti con DPCM piuttosto, quindi che sono stati visti da parte di molti come delle forzature che hanno creato grandi reazioni. Ecco, credo che anche su questo diciamo, il messaggio che è stato dato alla nostra regione, quale invece è stata una condivisione all'interno del Consiglio regionale di tutte le forze politiche, è stato il modello vincente. Ecco, il modello invece nella quale molte volte si impone a livello nazionale senza il coinvolgimento delle opposizioni, credo che sia un modello sì, che è magari efficace, ma che limita in qualche modo la capacità dell'intera comunità di potersi esprimere. Ecco, questo recupero di libertà e di democrazia credo che debba essere qualcosa su cui dovremmo anche impegnarci nel futuro, perché non vorrei che la pandemia ci faccia assuefarre a una situazione magari di far decidere gli altri per noi. Ecco, no? Questa assuefazione dovrà essere convinta. E su questo credo che insomma ho fiducia che la comunità regionale, oltre a quel senso di speranza per il futuro, ha anche questo grande senso di libertà all'interno, per cui saprà supportare le forze politiche e istituzionali per mettere in campo tutte quelle iniziative necessarie per la fase ecco, della ripartenza. Su questo, insieme a questo grosso investimento, dicevo prima, in competenza, perché ecco, l'importante è mettere tutti nelle condizioni di poter sapere, perché sapere rende liberi, perché se uno sa può anche decidere. Quindi questo è lo sforzo che abbiamo avuto in questi mesi difficili, che cercheremo di mantenere, l'eredità che in qualche modo dovremmo lasciare per il futuro, per far sì che questa ripartenza sia una ripartenza che investa sulle famiglie, sulle imprese, sulle associazioni, sulle comunità della nostra regione, ma anche sia, ecco, una ripartenza che ponga salde basi su quelle che sono i principi di democrazia e libertà che abbiamo sempre difeso e sul quale crediamo non si possa costruire quella speranza per ripartire. Ma sì, è vero che ecco, nella pandemia si è anche emersa insomma questa, voglio dire, questa forza di riflessione su i rapporti tra i poteri, tra lo Stato e le regioni principalmente, no? Ed è una, diciamo così, una deriva che a me non è piaciuta, il fatto che si stia cercando di far passare il messaggio all'opinione pubblica che forse è necessario ricentralizzare tutto. Io sento parlare di sanità di nuovo centralizzata, gestita dal governo, da Roma piuttosto che dalle regioni, fatto salvo che noi la nostra sanità ce la gestiamo da soli per l'autonomia, ce la paghiamo per intera. Ecco, sentire riparlare di questa idea di centralizzazione, ricentralizzare alcune cose, togliere potere alle regioni per dare allo Stato, ecco, credo che sia, voglio dire, sia stato utilizzato un po' il problema del Covid-19 per questo alibi, no? Perché c'è forse una parte dei partiti a livello nazionale che pensano di riappropriarsi dell'intero potere, no? Io credo invece le risposte vanno date proprio nel senso del federalismo. Pochi parlano di federalismo in questi momenti, invece penso che sia, ecco, un argomento da rilanciare con forza, perché è giusto che specialmente in momenti di difficoltà come questo le decisioni vengano prese più vicine ai cittadini, in modo che i cittadini possano poi valutare e giudicare quelle che sono le azioni politiche dei propri rappresentanti, perché li hanno lì, non li hanno lontani. E anche, voglio dire, responsabilizza le regioni, per cui se vengono valutate c'è anche una, voglio dire, una competizione positiva tra le regioni a fare meglio, no? Perché c'è anche l'esempio del confronto, dove funziona meglio la sanità, dove funziona peggio. Ma questo ha un'idea non di diversificare le risposte delle nostre comunità, ma come dovrebbe attivare un circolo virtuoso per far sì che tutte cerchino di fare meglio, ma con l'autoresponsabilità. Ecco, visto che in questi punti, questo, diciamo così, nell'affrontare questa pandemia forse era necessario, non so, però ecco, molte volte le decisioni sono state calate dall'alto, sono state
decisioni incomprensibili, quando la comunità non capisce alcune decisioni non risponde in maniera positiva. Credo che invece ad alcune scelte fatte dalla nostra giunta, dalla nostra regione, ecco, siano state scelte che, appunto, avendo raccolto le esigenze reali delle comunità che magari a Roma non possono conoscere, siano anche dall'altra parte state accettate, realizzate e messe in campo in maniera più seria, più convinta da parte delle nostre comunità. Ecco, quindi io credo che, insomma, la risposta dovrebbe essere maggiore federalismo, ecco, non maggiore centralismo, più potere in qualche modo a chi ha la responsabilità di attuare politiche che vengono valutate direttamente ai cittadini. Quindi, insomma, io sono per esaltare specialmente il Friuli Venezia Giulia, la sua specialità, l'autonomia, perché su questo saremo poi chiamati, nella capacità di risposta che abbiamo, anche a essere valutati rispetto a quello che facciamo in politica. E su questo è chiaro che non è solo la regione, poi è chiaro che la regione non deve in qualche modo centralizzare, ma c'è la necessità che poi, insomma, a cascata questa maggiore autonomia dalla regione arrivi alle comunità attraverso le organizzazioni intermedie per arrivare ai comuni. Certo, la nostra regione un vulnus ce l'ha, perché l'amministrazione Serracchiani precedente aveva abolito le province. Siamo l'unica regione in Italia a non aver più le province, che erano l'elemento, voglio dire, di mediazione tra regione e comuni. Oggi questo elemento manca, su questo noi siamo impegnati. Dopo la riforma della sanità, una delle grandi riforme che abbiamo attivato prima del Covid è stata proprio quella della riforma degli enti locali, dove abbiamo tolto quelle che erano quelle costruzioni astratte che la giunta Serracchiani aveva immaginato, che si chiamavano UTI, che non sono state mai riconosciute dal territorio, che mettevano insieme comunità che non si erano mai parlate, che c'erano questa idea di sostituire con 18-19 UTI le quattro province vecchie che c'erano, con un aumento di costi, con un aumento di funzionari, di strutture di governo. Dove ce n'erano quattro, non vedo perché dove proporne decine e decine. Ecco, è stato un modello fallimentare, non solo perché noi l'abbiamo combattuto come centrodestra, ma devo dire che proprio non si sono mai realizzate, anche dove c'erano sindaci di centrosinistra hanno avuto difficoltà a concretizzare, perché proprio lo strumento che non c'entrava niente col territorio e non è stato accettato dal territorio, è stato così come quando c'è un organo che non risponde al corpo viene rigettato, così la comunità del Friuli Venezia Giulia, il nostro territorio, ha rigettato queste UTI. Oggi si pone un problema, però l'intento nostro, appunto, con questa riforma, dove aver archiviato l'esperienza delle UTI, è riproporre le quattro province, elettive, perché riteniamo che nella responsabilità che dicevo prima è importante che poi ci sia qualcuno che venga giudicato ogni tot tempo dai cittadini attraverso il voto e non nominato, cooptato tra sindaci o tra altri livelli. Cioè, ci vuole una rappresentanza diretta, tu fai una cosa, io ti giudico, ti do il voto per un programma, se non realizzi ti mando a casa. Quindi vogliamo, insomma, che siano elette in maniera diretta. Questo in qualche modo necessita di uno sforzo importante, perché vuol dire modificare lo statuto, perché purtroppo la giunta Serracchiani ha tolto le province dallo statuto di autonomia, e quindi perché vengano rimesse a livello elettivo devono essere reintrodotte nello statuto, e il nostro statuto, essendo costituzionale, ha bisogno, per essere modificato, di quattro letture, una doppia lettura al Parlamento, quindi due volte alla Camera e una volta al Senato. Quindi, insomma, ecco, c'è un processo lungo, ma che noi abbiamo già incominciato a percorrere, perché abbiamo già costruito quattro enti che si chiamano EDR, ma quattro, non tanti quanti erano le UTI prima, solo quattro, che sono l'inizio per la provincia in nuce, la provincia che dovrebbe diventare, che noi speriamo diventi, e in queste EDR abbiamo messo le competenze fondamentali che per esempio le UTI hanno gestito in maniera fallimentare. Penso alle strade provinciali, che erano state lasciate un po' allo sbando perché non riuscivano a organizzarsi nella loro gestione. Penso all'edilizia scolastica di secondo grado, anch'essa lasciata allo sbando, sono state già inserite o saranno inserite con prossimi provvedimenti in questi enti di decentramento regionale che dicevo prima, questi EDR.
con l'idea poi di arricchire sempre più di competenze, e quando sarà diciamo perfezionato il percorso legislativo per cui le province possono essere diciamo così di nuovo inserite nello statuto, dare la possibilità ai cittadini di votare per la propria provincia. C'è un legame insomma con questi enti territoriali, e far sì che, come dicevo prima, anche la regione non solo inserisca in questi EDR, in queste nuove province, le vecchie competenze della provincia, ma uno sforzo, così come dice il presidente Fedriga, anche di decentrare parte delle funzioni che oggi sono in regione, che magari sono un po' lontane dalla percezione diretta dei cittadini, in questi enti di secondo grado, in queste province, per far sì che, appunto, come dicevo prima, i progetti, i programmi, le decisioni vengano assunte diciamo in un territorio coerente, omogeneo, come sono le vecchie province, e in qualche modo poi le azioni di realizzazione possono essere valutate dai cittadini quando c'è il momento di votare il proprio consiglio provinciale. Ecco, quindi su questo è un obiettivo in progresso che stiamo in qualche modo attuando, ma con un'idea molto chiara, che era quella appunto di superare il frazionamento territoriale che portava indebolimento delle comunità voluto dalle UTI, ritornare invece a rappresentanze territoriali storicamente condivise che hanno quella massa critica necessaria per essere anche un motore, dicevo prima, e anche, voglio dire, degli organismi che siano funzionali a questa terza ripartenza, perché quando dovremo mettere in campo tutta quella serie di investimenti di cui parlavo prima, diventa necessario poi che non possa, ecco, che questi non possano essere attuati unicamente dalla regione, ma la regione avrà la capacità di farli cadere direttamente sul territorio, sia attraverso quelli più grandi, le province, ma anche attraverso gli stessi comuni che dalle province coordinati possono svolgere quei micro interventi che fanno parte di un disegno complessivo, lasciando alla regione gli interventi di valenza regionale, quelli che sono gli interventi di coordinamento, di controllo e di programmazione che sono propri di un ente regionale come il Consiglio regionale, come la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Una diciamo degli impegni che ci ha visto al di là dell'emergenza Covid come consiglio regionale unanime e convinto ad affrontare è stato quello del rispetto della convenzione tra la RAI e il governo relativamente all'attuazione di quella che è la legge sulle minoranze linguistiche, che prevede che la nostra emittente di Stato attraverso RAI 3 possa in qualche modo dare sviluppo a quelle che sono anche le lingue minoritarie. Diciamo, gran parte della nostra specialità risiede sul fatto che siamo una regione plurilingue, no? Lingue ufficiali oltre l'italiano sono lo sloveno, il tedesco e il friulano, e nella convenzione diciamo così, precedente la RAI aveva dato risposta a quelle che è le trasmissioni in lingua slovena, ma poco per quanto riguarda il friulano. Il friulano era solo previsto radiofonicamente con alcune ore, e su questo c'è stato un impegno sia del Consiglio regionale attraverso il Corecom, ma anche attraverso l'istituzione di un tavolo che ha visto convocati tutti i massimi esponenti della RAI, per far sì che nella fase di riscrittura della convenzione, che avverrà in aprile-maggio del 2021, ecco, siano possibili anche realizzare delle ore di trasmissioni televisive in lingua friulana. E questo è stato, diciamo, un obiettivo che abbiamo spinto con gran forza, e devo dire che un primo risultato è stato già ottenuto, perché diciamo così, ad ottobre la RAI ha previsto in attesa della sottoscrizione della convenzione di aprile 2021, in ottobre 2020, già delle prime alcune decine di ore di trasmissione in lingua friulana sulle televisioni attraverso RAI 3, RAI 3 bis e questi canali qui. E quindi voglio dire un risultato straordinario su cui molti si battevano da tanti anni, un primo risultato che insomma dovrà proprio essere concretizzato nella futura convenzione di servizio sottoscritta tra RAI e il governo. Su questo c'è un impegno forte del Consiglio regionale, che ecco, vuol dire promuovere questa nostra diversità linguistica attraverso i media che sono quelli che hanno più facilità di arrivare alle nostre comunità, e questo non deve avere un sapore di guardare al passato, la difesa solo di una lingua, ma il plurilinguismo, la capacità in qualche modo di far entrare più lingue all'interno della famiglia, vuol dire
anche un'apertura culturale e mentale che fa sì che i nostri ragazzi non siano solo legati a una tradizione che è pur importante, ma siano in qualche modo poi i principali testimoni, avendo a cuore questo plurilinguismo, della difesa della specialità, perché nulla sfugge che promuovere il plurilinguismo e investire su questa, voglio dire, ricchezza che la nostra regione ha, vuol dire in qualche modo mantenere anche quelle che sono le motivazioni per cui noi siamo una regione sullo speciale, ecco, perché altrimenti, se questo si affievolisce, se in questo in qualche modo si perde, se veniamo omologati a qualsiasi altra regione d'Italia, a un certo punto il governo centrale, così come a volte tenta e vuole fare, magari ha l'idea di togliere la specialità della nostra regione e torniamo a quella vecchia idea di centralismo e di mancanza di responsabilizzazione delle comunità, delle unità regionali, che fa sì che in qualche modo andiamo verso una omologazione, verso una indifferenziazione che da una parte vuol dire perdita di ricchezza e vuol dire anche culturale, non solo, ma vuol dire anche limitazione dell'autodeterminazione, cioè quindi far passare il friulano, lo sloveno, anche il tedesco, mi spero nel futuro, nelle nostre televisioni, vuol dire mantenere vivo il plurilinguismo, e attraverso questo vuol dire mantenere viva la specialità e quindi di conseguenza la capacità di autodeterminarsi. Quindi è chiaro che questa è una partita importante, è una partita sulla quale un primo risultato è stato ottenuto nell'ottobre del 2020, ma che speriamo di poter vincere attraverso la nuova convenzione in quest'ottica, voglio dire, di rilancio della lingua friulana e di tutta la diversità linguistica della nostra regione. Chiaro che uno degli assi principali degli investimenti immediati che dovremo mettere in campo per anche uscire dalla pandemia è la risposta digitale, eliminare il digital divide, si chiama la divisione digitale, che fa sì che alcuni territori siano forniti e alcuni no. Era già un progetto, come si sapeva, che viene da lontano, ma che ha avuto difficoltà nella sua realizzazione, perché se è vero che noi in termini di dorsali principali, di fornitura della fibra, siamo abbastanza avanti nel panorama nazionale, dico quasi, la nostra regione può essere avvicinata a una delle regioni Nord Europa, il problema reale è l'ultimo miglio, cioè trovare poi il gestore che collega la fibra nelle singole case. Alcune gare sono state fatte, appunto Telecom era vincitrice di una di queste gare, altri, è solo che questo poi diventa difficile nella fase di attuazione, quando il gestore vede che magari i potenziali clienti non sono sufficienti per l'investimento, e quindi chiaro, questo fa sì che loro investano magari nei centri capoluogo, Udine, Trieste, grandi città, e magari nelle piccole città, anche non solo di montagna ma anche della pianura, dove non c'è un mercato che sostiene l'investimento, hanno più difficoltà, anche se hanno un impegno a doverlo fare dappertutto quando hanno vinto una gara. Questo ha creato una cartina a macchia di leopardo sulla copertura. È chiaro che questo diventa un elemento adesso fondamentale, visto che proprio la pandemia ci ha fatto scontrare a muso duro con il problema delle connessioni, penso alle didattiche a distanza, tutto lo smart working che viene fatto, cioè ormai anche chi era meno avvezzo all'uso del computer, dello smartphone, ormai l'ha dovuto imparare, anche gente di una certa età è diventata in qualche modo esperta, smanettatore, come si dice, sui computer. E quindi oggi c'è questa domanda, abbiamo un mercato ormai che è maturo e sa usare questi strumenti, e quindi diventa fondamentale, dico quasi necessario, irrinunciabile, il fatto che ormai su questo si investa tutto quello che c'è da investire, a far sì che la fibra arrivi in ogni casa, anche in quella più sperduta, perché questo vorrà dire vantaggio competitivo, perché in un momento che noi, come immaginiamo, comunque l'economia del futuro non sarà più l'economia tradizionale che conosciamo prima, ma sarà tutta spinta sul digitale, o gran parte spinta sul digitale, sia la parte della formazione, sia la parte della produzione di beni e servizi, sia tutta la parte finanziaria che viaggerà sul digitale, avrà un vantaggio competitivo quei paesi o quelle realtà, quelle comunità, quelle regioni che saranno attrezzate meglio e prima. Devo dire, su questo la Regione Friuli-Venezia Giulia proprio in questi
in queste settimane, qualche giorno fa, l'assessore all'innovazione aveva lanciato questa idea di investire qualche decina di milioni di euro proprio su, voglio dire, il completamento della rete digitale e della fibra su tutta, su tutto il territorio ecoregionale. Questo potrebbe essere un primo risultato necessario, una condizione necessaria ma non sufficiente, perché è chiaro che la sfida del futuro sarà la cosiddetta internet delle cose, cioè tutto quello che ci consentirà attraverso processi informatici, digitali, robotici, a poter in qualche modo anche costruire direttamente le cose attraverso la digitalizzazione. Penso alla stampa 3D, ma ormai, diciamo così, l'industria 4.0, cioè quindi quello che vede il digitale, l'informatico in qualche modo già proiettato verso la produzione diretta di beni, sarà, vuol dire, la sfida del futuro. E su questo è chiaro che tutta c'è un ragionamento da fare sul 5G e quindi su tutti quelli che sono i nuovi sistemi di trasmissione di queste informazioni che necessitano di voglio dire capacità di grandi canali per trasportare grande mole di dati. Questo è il problema, cioè se immaginiamo che i primi telefoni viaggiavano magari su piccoli ruscelli che abbiamo nelle nostre colline, dobbiamo immaginare che il futuro saranno fiumi come il Nilo, voglio dire, a dover trasportare questi dati. Ecco, quindi bisogna essere pronti a creare questi fiumi, perché altrimenti tu vuoi fare le cose, ma poi sul ruscello di montagna grande cosa non riesci a farle passare. Chi le fa passare prima le vende prima e quindi crea un mercato prima. Quindi su questa ci vuole una forte riflessione, anche se tutto va legato comunque poi anche un'attenzione di quello che deve essere rispetto ambientale, cioè tutte queste devono essere fatte, diciamo così, in una prospettiva nella quale, ecco, tutta questa anche ripartenza che sarà necessaria attraverso il digitale dopo la pandemia venga fatta anche con, diciamo così, un rispetto per l'ambiente, di investimenti, per cui anche l'ambiente, insomma, diventa, insieme al digitale e la produzione di beni e servizi che dobbiamo immaginare di far ripartire, diventa anche l'ambiente uno degli asset sul quale gran parte delle risorse che arriveranno dalla Comunità Europea dovranno essere indirizzate, no? Perché anche l'ambiente vuol dire la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del territorio, la promozione culturale dei nostri beni paesaggistici, architettonici e storici, ecco, diventano anche questi, voglio dire, un asset su cui andare. Quindi io vedo digitalizzazione fondamentale, creazione di una nuova economia che guardi al trasporto di mezzi e beni e servizi attraverso i grandi assi tradizionali, come dicevo prima, est, no, nord, sud, est, ovest, ma anche attraverso una promozione in cultura nuova, ma anche voglio dire una serie di investimenti necessari a tutela del patrimonio dell'ambiente, e quindi immaginare anche sistemi produttivi che siano minimamente impattanti sull'ambiente, perché insomma dobbiamo investire, come dicevo prima, in demografia, far sì che il Friuli ci sia, perché ci sono ancora i friulani, perché altrimenti o i giuliani, insomma, altrimenti non ci sarà più regione, ma d'altra parte va sì che bisogna fare in modo che questa nuova sfida demografica trovi poi un ambiente sostenibile e vivibile. Quindi ci vuole importante anche di un investimento in questo settore, insomma. Ringrazio voi per la possibilità che mi è stata data di fare questa chiacchierata, ecco, rispetto a quelle che sono il lavoro serio che è stato fatto in Consiglio regionale nel 2020, e chiedo l'aiuto a tutti di poter in qualche modo, ecco, sostenerci in quello che dovremo fare per il 2021 per il bene delle nostre comunità. È importante che a tutti, insomma, ecco, giungano poi gli auguri del Consiglio regionale, i miei personali, per un 2021 nella quale tutti riusciamo a portare in campo quelle che sono le migliori aspirazioni di sviluppo e di progresso che vogliamo per le nostre famiglie, prima di tutto per le nostre imprese, per le nostre comunità. Ecco, mi piacerebbe che la parola guida 2021 fosse speranza, ecco, l'idea che con la speranza, una forte idea di speranza, noi riusciamo poi a concretizzare anche quelle sfide che abbiamo in mente. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.